Ai vaccini si aggiungono le terapie. Abbiamo gli anticorpi monoclonali che facciamo in ospedale, ci vuole un setting ospedaliero, ne abbiamo fatte più di 140 somministrazioni. E poi abbiamo i nostri due nuovi farmaci che invece hanno proprio le caratteristiche per la possibilità di essere somministrati sul territorio, che sono quello di cui abbiamo già parlato, il Molnupiravir, che abbiamo fatto complessivamente 24 pazienti, trattato 24 pazienti grazie alle nostre unità speciali di continuità assistenziali e ovviamente in grossa sinergia anche con la nostra pneumologa che lavora in ospedale, ma tutto con un'attività di consulenza ovviamente e di possibilità di essere consultate, quindi ovviamente su specifiche i medici della nostra unità speciale di continuità assistenziale possono contattarla, hanno avuto un ottimo giovamento questi pazienti e ora è arrivato proprio pochi giorni fa il nuovo farmaco, il Paxlovid, di cui noi abbiamo sostanzialmente 84 possibilità di gestione di pazienti. Il farmaco deve essere utilizzato sempre praticamente con le stesse modalità dell'altro farmaco, cioè su pazienti entro i 5 giorni con pazienti sintomatici con determinate caratteristiche, quindi coloro che hanno più rischi ovviamente di mortalità perché hanno condizioni fortemente a rischio, quindi o immunodepressi o pazienti con un'obesità maggiore o pazienti che hanno una BPCO severa, o pazienti diabetici di caratteristiche Sono quei importanti. pazienti che senza questo tipo di terapia probabilmente rischierebbero non solo di essere ricoverati, ma addirittura di finire in terapia intensiva. Sì, sono i pazienti che ormai la letteratura ha dimostrato essere più a rischio nel momento in cui si infettano.